soprattutto a presentare la scuola di counseling e con la scuola di counseling i vari corsi di formazione che utilizzano il counseling per appunto formare chi? Prevalentemente con Liana noi ci siamo sempre occupati di formare in ambito scolastico, formare i formatori. Come abbiamo hanno detto tutti in maniera così esaustiva oggi pomeriggio, il counseling è un approccio verso la persona fondata sull'ascolto e sulla comunicazione. Il counselor vuole ristabilire, insegnare, mostrare qual è la strada privilegiata per stabilire una corretta relazione con gli altri. Io avrei dovuto parlarvi di burnout, cioè di quella situazione di stress, di crisi, di stato emozionale e di forte che oggi molti di noi provano. Si parla di burnout soprattutto rispetto alle professioni d'aiuto. Prima l'amica parlava appunto come operatrice sociale, gli insegnanti, i medici, tutti coloro che lavorano a contatto con l'altro possono cadono in uno stato di burnout. Ma oggi, come è dimostrato da varie ricerche che in questi ultimi anni si stanno seguendo, lo stato di burnout lo troviamo in ogni ambiente di lavoro, perché burnout appunto vuol dire un affaticamento, vuol dire un esaurimento delle proprie energie, sul piano fisico, sul piano emozionale, ma anche sul piano cognitivo. E tutto questo ci porta a che cosa? Ci porta a sfuggire le nostre responsabilità, a non far più bene, meglio il nostro lavoro, quindi non essere più di aiuto agli altri, non riuscire più a relazionarci nella maniera efficace, nella maniera corretta con gli altri. Ma questo stato di ansia, di emozione, di stress, oggi lo provano anche coloro che lavorano non solo nelle helping profession, ma nelle aziende, nei lavori normali, nei luoghi proprio in tutti i luoghi. Perché? Perché oggi il lavoro è più precario, perché oggi non riusciamo più a conciliare in maniera equilibrata la nostra vita privata con la vita professionale, perché non riusciamo molto spesso ad essere giustamente considerati. Avete visto che in queste ultime settimane è un gran numero anche di dirigenti che vengono licenziati dalle aziende, che vuol dire che le persone che pensavano anche di essere arrivate e non hanno più il loro lavoro. Allora qual è il compito? Il compito del counselor all'interno di un ospedale, di una scuola, di un'azienda è quello di prevenire, di conoscere quelli che sono i sintomi che le persone che lavorano con lui manifestano per capire le cause che lo stanno portando verso il burnout. E siccome oggi cosa abbiamo detto? Che andiamo tutti alla ricerca del benessere, per poter stare bene, per poterci sentire soddisfatti, motivati a lavorare, motivati a stabilire una corretta relazione con chi ci sta vicino, dalla persona, dalla famiglia, ma anche fuori della famiglia, noi dobbiamo star bene con noi stessi, dobbiamo eliminare per quanto possibile queste cause di stress. Ecco quindi che frequentare una scuola di counseling o portare o formarci attraverso una formazione in counseling ci permetterà di svolgere proprio questo compito all'interno delle scuole, all'interno dell'ospedale, all'interno di qualsiasi tipo di azienda nella quale noi siamo chiamati a svolgere il nostro compito, o anche semplicemente per alcuni, anche se non lavoriamo, fare un percorso
brevi di counseling ci può aiutare a migliorare nel nostro rapporto personale, individuale, quindi riacquisire la consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie possibilità e avere imparato tutte quelle tecniche, quelle strategie che ci permettono di relazionarci in maniera corretta, in maniera efficace con gli altri. Questo se avremo modo di rincontrarci durante il percorso che l'AICI vi ha presentato, naturalmente lo approfondiremo e vedremo meglio cosa fare e come farlo.